Australia, domenica 15 aprile 2007. Sono da poco passate le 7 del mattino quando tre uomini salgono a bordo di un catamarano bianco, il Cass 2, lungo circa 10 metri e lasciano il porticciolo per una lunga crociera al largo della costa orientale dell'Australia. Tempo splendido, mare calmo. Il capitano è Derek Batten, da tutti chiamato Des, 56 anni. Con lui ci sono Jim Townsend, 63 anni, e il fratello di Jim, Peter, 69 anni. Si stanno allenando da mesi per questo viaggio che prevede di partire da Airlie Beach, nel Queensland, e di arrivare a Perth, la città dove vivono tutti e tre. Durata del viaggio, 8 settimane. 2 mesi di mare, pesca e lunghe chiacchierate tra uomini. D'altronde se lo meritano. Sono sposati da 30 anni e sono sempre stati responsabili mariti e padri di famiglia. I due fratelli sono già in pensione, mentre a Des manca poco. Lui ha 2 figli, Jim 4 e Peter 5. Non è la prima volta che mettono piede su un catamarano, ma questo è il viaggio più lungo in assoluto che abbiano mai progettato e organizzato. Da membro volontario del gruppo di soccorso della Marina, Des non ha lesinato in misure di sicurezza. Sotto questo punto di vista è un uomo puntiglioso e coscienzioso. Perciò, nonostante Peter e Jim siano due uomini in perfetta salute, con parecchia esperienza di navigazione, ha preteso che si esercitassero a lungo prima di questo viaggio. Voleva essere certo che sapessero come comportarsi e cosa fare in situazioni difficili o in risposta a un'emergenza. Questo è servito a trasformare il trio in una squadra affiatata, composta da uomini in grado di mantenere la calma di fronte a tutti gli imprevisti che possono accadere a bordo di un catamarano in mezzo al mare. Come ulteriore precauzione, ha tracciato una rotta che non li avrebbe mai portati in mare aperto, ma sempre a una ragionevole distanza dalla costa. Nel video girato a bordo dell'imbarcazione, che verrà ritrovato in seguito, si vede la costa sullo sfondo, a conferma che stavano seguendo la rotta stabilita. Dunque, pieni di entusiasmo, lasciano la terraferma. Qualche ora dopo, Peter riceve una chiamata dalla moglie che vuole sapere come sta andando. «Tutto alla grande», dice Peter con la gioia nella voce. In sottofondo si sentono gli altri due compagni di viaggio che ridono e scherzano tra loro. L'atmosfera, conclude la moglie, è rilassata e piacevole. Le sue preoccupazioni si spengono subito nel sentire Peter così allegro. La coppia si scambia un «ti amo», come d'abitudine, prima di salutarsi e chiudere la conversazione. Alle 10, Jim registra un video di Peter intento a pescare sul retro della barca. In alcune parti si vede la costa sempre presente. Il cielo si è improvvisamente rannuvolato. Des è al timone. Tutto sembra normale. L'ultimo contatto è tramite la radio di bordo. Des parla con un operatore sulla terraferma che lo ha contattato per accertarsi che sia tutto a posto. Des gli comunica che si fermeranno brevemente a Cape Gloucester, cosa che invece non accade. La moglie di Jim lo chiama più volte senza ricevere risposta. Un paio d'ore dopo, una donna di nome Isabel Wheeler, intenta pescare nella Champagne Bay, vede il catamarano muoversi da est a ovest lungo l'orizzonte. Lo segue con lo sguardo per un po', finché non lo vede fare una brusca virata e dirigersi verso il mare aperto. Non ha mai visto il Cass 2 e non conosce gli uomini a bordo, perciò non le sembra strano o preoccupante. Solo in un secondo momento, quando si parlerà di esso sui giornali e in TV, riporterà alle autorità ciò che ha visto. Il 16 aprile altre due persone vedono il catamarano, sempre al largo della Champagne Bay. Osservano l'imbarcazione che si sposta lungo l'orizzonte da est a ovest, nello stesso punto in cui lo ha avvistato Isabel il giorno prima. Si può spiegare solo con una manovra assurda fatta per tornare indietro, ritrovandosi nello stesso punto da cui era passato 24 ore prima. Ma perché? Il 17 aprile due pescatori si trovano a bordo di una barca a nord della Champagne Bay e vedono il catamarano che naviga vicino alla costa, in una zona dove sono presenti delle barriere coralline, molto pericolose per un'imbarcazione. Notano che la vela è a brandelli, ma chi sta pilotando la nave, anche se non lo vedono, sembra sapere ciò che sta facendo mentre procede in quelle acque insidiose, perciò concludono che abbia le cose sotto controllo.
Lo guardano ancora per qualche attimo per accertarsi che sia davvero tutto a posto e poi non ci pensano più. Il 18 aprile un elicottero della Guardia Costiera avvista il catamarano in piena barriera corallina con le vele a brandelli. I piloti avvisano subito la Guardia Costiera, ma quando la motovedetta arriva sul posto, il Cass 2 non c'è più. Un rapido controllo e si scopre il nome dell'imbarcazione e quello dei membri del suo equipaggio. Le famiglie vengono prontamente avvisate. Si viene a sapere che l'ultima volta che hanno avuto loro notizie è stato il primo giorno del viaggio, quando la moglie di Peter ha parlato con il marito. Dopo quel momento nessuno li ha più sentiti. Si è pensato che volessero starsene in pace per qualche giorno, senza dover rendere conto a nessuno, ma adesso, alla luce di quanto riferito dalla Guardia Costiera sulle condizioni della nave e sulla sua posizione, il panico si fa strada nel cuore dei parenti. A 48 ore dall'inizio delle ricerche, il Cass 2 viene avvistato da un elicottero a 80 miglia al largo della costa nord-orientale dell'Australia. Gira in tondo e a bordo non ci sono persone in vista. L'ipotesi è che dei criminali abbiano assaltato la barca e che adesso siano nascosti con i tre ostaggi in cabina, oppure che i tre uomini siano stati uccisi e gettati in mare, lasciando gli assassini come nuovi padroni. È necessario salire a bordo, anche se è rischioso. Corey Benson, uno degli uomini presenti sull'elicottero, si fa calare in acqua e raggiunge il catamarano a nuoto. Si approccia con cautela, sale a bordo e rimane in ascolto. Silenzio totale. A parte le vele a brandelli, non c'è niente fuori posto. Nessun danno, nessun vetro rotto, nessuna macchia di sangue o segno di colluttazione. I giubbotti di salvataggio sono al loro posto, così come il salvagente arancione. L'uomo esamina la parte posteriore. C'è una canna da pesca correttamente fissata a un lato dello scafo e un'altra abbandonata nel punto in cui, nel video, Peter viene visto pescare. La relativa lenza è finita aggrovigliata al timone sotto lo scafo. C'è una maglietta accuratamente ripiegata su una sedia con sopra un paio di occhiali e una tazza blu sulla tavola, accanto a una carta nautica. La sensazione è che l'equipaggio se ne sia andato in fretta giusto da qualche minuto, preso alla sprovvista da qualcosa. Corry si dirige verso la parte anteriore, dove c'è il timone. Le chiavi sono ancora inserite nel quadro comandi. Il motore è ancora acceso, al minimo. Lui lo spegne. È arrivato il momento di scendere le scale che portano alla cabina. Il soccorritore non ha idea di che cosa troverà lì sotto, ma dopo aver fatto un bel respiro, scende e apre la porta. Si trova in una zona che per metà è una cucina e per metà un soggiorno o zona relax. La cucina è in ordine. Sul tavolo c'è un giornale datato 15 aprile, il giorno d'inizio del viaggio. Il calendario sulla parete riporta i giorni fino al 14 cancellati con una X, come fa chi attende con impazienza che arrivi il giorno tanto sognato. Sul tavolo c'è anche un laptop ancora acceso. Ci sono i piatti sporchi di cibo dai quali qualcuno ha mangiato di recente. Nella cabina con le cuccette non c'è nessuno. Si vede che è stata usata regolarmente, con lenzuola stropicciate e cuscini che ancora conservano la forma della testa. Tutto nella norma anche qui, come sul ponte. Non ci sono oggetti rotti o segni di lotta, niente sangue. Ma Des, Peter e Jim non ci sono e nessuno ha la minima idea del perché abbiano abbandonato il catamarano all'improvviso. L'imbarcazione viene portata al sicuro e le indagini cominciano. La scientifica si mette al lavoro per raccogliere campioni ed esaminarla da cima a fondo. Parallelamente si indaga sulla vita privata dei tre uomini, interrogando parenti e amici. Secondo loro non c'era alcun motivo per un allontanamento volontario, eseguito poi in un modo così rocambolesco. Erano uomini là con gli anni, in pace con se stessi, soddisfatti della propria vita e per nulla attratti dalla prospettiva di cambiare radicalmente le proprie abitudini o di ricominciare tutto da capo in un'altra città, magari in un altro paese. Sparire così teatralmente sarebbe equivalso a farsi trovare in men che non si dica, visto l'impegno che ci avrebbero messo le autorità per svelare il mistero del catamarano fantasma, come sarebbe stato battezzato il caso dai giornalisti. Man mano che proseguono le indagini, c'è un punto che non si riesce a chiarire.
perché i tre testimoni che hanno visto l'imbarcazione all'orizzonte l'hanno osservata in due giorni diversi, ma nello stesso punto? Come spiegare la virata per spingersi in mare aperto e il ritorno nello stesso punto il giorno dopo? Che cosa li ha spinti a navigare in modo così bizzarro, quando l'intenzione era di seguire la costa e di rispettare la rotta programmata? Si interrogano anche coloro che hanno visto i tre uomini prima che salpassero e che non segnalano niente di strano. Erano di buon umore, c'era grande affiatamento tra loro mentre effettuavano gli ultimi preparativi sul ponte. Le ricerche proseguono via aria con gli elicotteri e piccoli aerei e via mare con le motovedette. Persino l'esercito mette in campo i propri mezzi per aiutare a ritrovare i tre uomini, o perlomeno i loro corpi. Passano i giorni e non ci sono novità. Non si riesce a far luce su cosa possa essere successo. La scientifica non ha trovato niente di rilevante. Des, Peter e Jim non verranno mai ritrovati e questo diventerà il più famoso e inquietante mistero irrisolto dell'Australia. Dunque, cos'è successo? Alcuni criptozoologi hanno tirato in ballo varie creature degli abissi che finora sono sfuggite ai ricercatori e che prosperano nelle leggende e nelle testimonianze di marinai che asseriscono di essere stati assaliti da animali di grandi dimensioni, simili a un calamaro. A quanto pare, questo calamaro gigante, conosciuto nelle leggende come Kraken, non è per niente frutto della fantasia, ma esiste davvero. Nel 2007, dei pescatori al largo della costa meridionale della Nuova Zelanda hanno catturato un colosso di 10 metri di lunghezza. Un calamaro gigante potrebbe aver attaccato il catamarano? Non sembra così improbabile se consideriamo un caso accaduto nel 2003. Due marinai erano impegnati nell'impresa di circumnavigare il globo quando avevano perso il controllo della barca e si erano ritrovati alla mercé di uno di essi, attaccatosi con tutti i tentacoli al timone. Fortunatamente, dopo qualche momento di terrore, la creatura aveva mollato la presa ed era tornata negli abissi. Non sono animali aggressivi, dicono gli esperti, soltanto molto curiosi. Visto dal basso, il fondo di un'imbarcazione potrebbe attirare la loro attenzione e far credere loro che si tratti di una preda, un grosso pesce o comunque di qualcosa che vale la pena esplorare. Vittima di questa curiosità, il catamarano potrebbe essere stato sballottato violentemente fino a far cadere i tre uomini in acqua. Ma i calamari giganti sono in grado di mangiarsi un uomo? Gli esperti dicono di no. Però le ventose presenti sui loro tentacoli sono dotate di una sorta di bordo seghettato molto affilato che serve per trattenere la preda. Nel caso di un uomo potrebbe ferirlo gravemente, se non addirittura ucciderlo. Il calamaro non avrebbe potuto fagocitarlo, ma uno squalo sì. E se abbandonassimo l'ipotesi di una spietata madre natura che sforna creature mastodontiche, cosa resterebbe? Io credo che voi sappiate cosa sto per dire. Alieni. O meglio, basi aliene nelle profondità oceaniche. Sono molti gli ufologi che per questo caso lasciano da parte gli UFO, in italiano oggetti volanti non identificati, e puntano il dito sugli USO, oggetti sommersi non identificati. In pratica dei sottomarini alieni che partono da strutture extraterrestri situate in punti del mare irraggiungibili dall'uomo. Dunque si è trattato di un rapimento alieno? Questo spiegherebbe le condizioni del catamarano, che aveva tutta l'aria di essere stato abbandonato da un momento all'altro, come testimoniavano gli oggetti presenti. Forse il sistema di propulsione utilizzato dall'uso ha danneggiato le vele, ma sembra strano che tale potenza non abbia causato altri danni. A sostenere la teoria degli uso ci sono molte testimonianze che parlano di oggetti volanti discoidali visti emergere dal mare con una velocità e potenza tali da causare una colonna d'acqua. Allo stesso modo ci sono persone che li hanno visti, tra virgolette, rientrare alla base, sempre con la medesima folle velocità. C'è un caso che parla di 10 persone a bordo di uno yacht partito dalle Bermuda e ritrovato deserto il giorno dopo. Se 3 persone sono già tante, 10 sono in pratica una piccola folla.
Com'è possibile svanire nel nulla da un'imbarcazione in mezzo al mare senza lasciarsi dietro nemmeno una traccia di quanto successo? Se finora abbiamo preso in considerazione delle ipotesi che, seppur affascinanti, potrebbero far storcere il naso agli scettici che preferiscono spiegare le cose con la logica, adesso torniamo con i piedi per terra e sentiamo anche la loro voce. Patrick McLeod, agente in servizio presso l'unità marina della Polizia di Toronto, spiega: «I casi delle cosiddette navi fantasma non sono così rari come pensa la gente. Troviamo continuamente vascelli abbandonati in mezzo al mare. Personalmente penso che ciò che è successo alle tre persone a bordo del Cass 2 sia un tragico incidente. Sono finiti in acqua e sono annegati». Secondo Patrick, tutto è cominciato con la lenza della canna da pesca di Peter che si è aggrovigliata al timone sotto lo scafo. Peter deve aver tentato di liberarla e nel farlo si è sporto fuori bordo, finendo in acqua. Il fratello Jim si è tuffato per soccorrerlo. Preso dal panico, Des avrebbe fatto lo stesso, senza pensare a lanciare in acqua il salvagente o a legarsi con una corda per non rischiare di rimanere in mare a guardare l'imbarcazione allontanarsi. Patrick interviene di nuovo. Un catamarano come il Cass 2, anche a una bassa velocità, sarebbe stato impossibile da raggiungere persino dal nuotatore più allenato e veloce, una volta che questi fosse caduto in acqua. Impossibile per questi signori in là con gli anni riacciuffare il catamarano e salire a bordo. Certamente Patrick ha dalla sua una lunga esperienza in fatto di tragedie sul mare, ma viene da chiedersi come sia possibile che Des e Jim, le due persone rimaste a bordo, così accorte e preparate, abbiano potuto farsi prendere dal panico gettandosi in acqua in modo così scriteriato per salvare Peter. È comprensibile che Jim si sia tuffato immediatamente per salvare il fratello, ma Des? Nemmeno lui ha pensato di spegnere per prima cosa il motore e di usare il salvagente che era lì apposta per situazioni come quella. Che genere di terrore ha fatto loro dimenticare giorni e giorni di prove, di simulazioni ed esercitazioni ripetute fino a che Des non si era dichiarato soddisfatto? Certo, un uomo che cade in mare è sempre un'emergenza, ma loro sapevano bene come affrontarla. Vista così, riesce difficile accettare lo scenario proposto dall'agente Patrick. Potremmo spingerci a pensare che le simulazioni o esercitazioni sono una cosa e l'evento reale un'altra. Quando la vera emergenza è in corso, la psiche di un individuo, a meno che non si tratti di un soccorritore professionista, può giocare brutti scherzi, cancellando tutte le procedure apprese in precedenza. Però la sensazione che sia successo qualcos'altro a bordo del catamarano resta. Che siano stati assaliti da una creatura degli abissi, rapiti dagli alieni o caduti vittime del panico in seguito a un momento critico, rimane una sola triste verità su di loro. Des, Peter e Jim non sono mai tornati a casa e la loro memoria rimane tuttora associata a un enigma che non avrà mai fine.